Buongiorno, sono il generale Finocchio, direttore del CESMA, per chi non mi dovesse conoscere, per chi non mi conoscesse. Sapete che in linea di massima sono un tecnico, mi occupo di organizzazione di eventi a carattere tecnico, però il CESMA non è soltanto tecnica e quindi mi avvalgo della collaborazione del professor Aleggi e del generale Baldacci per cose per le quali io non sono purtroppo, ahimè, competente, e sono lieto di queste occasioni perché mi sto rendendo conto di un mare di cose che purtroppo non conosco. Gli esami non finiscono mai. Oggi quindi io farò un passo indietro, in genere sono il moderatore dei nostri eventi, questa volta invece ho preferito cedere il passo a una persona che ne sa molto più di me e sono qui soltanto per presentarvela, qualora ce ne fosse bisogno. Comunque vi presento il generale di squadra Giorgio Baldacci, che è stato fino a poco tempo fa il capo del quinto reparto, è andato a Perugia nel 1954, viene dal corso Rione dell'Accademia Aeronautica, è laureato in scienze aeronautiche e scienze politiche. Quale ufficiale del ruolo servizi ha svolto incarichi operativi presso il decimo anno, è stato capo servizio delle comunicazioni del Palazzo Aeronautico dall'83 all'87, è stato aiutante e capo segreteria particolare di tre sottocapi SMA fino al 92. Poi è diventato ADRE, Air Defense Representative, per l'Italia presso il Comando NATO di Bruxelles dal 92 al 95, seguendo il programma CCS e il Comitato per la Difesa Aerea. L'entrata in Forza Armata è stato assegnato all'ufficio del Capo di Stato Maggiore AM, dove nell'arco di circa 10 anni ha svolto incarichi di capo sezione, vice capo ufficio e capo del primo ufficio, coordinamenti al servizio di 5 capi di SMA. A livello interforze è stato aiutante del capo di Stato Maggiore della Difesa, vice capo ufficio del sottocapo di Stato Maggiore di Difesa, capo ufficio comunicazione e vice capo del quinto reparto SMD, ha comandato la scuola militare Giulio Dore a Firenze dal 2010 al 2012, ultimando i suoi 45 anni di carriera all'incarico di capo del quinto reparto SMA e generale del ruolo delle armi. In ARQ dal 31 dicembre 2018 è entrato in posizione ausiliare dal 12 marzo scorso. È animato dalla dedicata tradizione familiare e appassionato di storia dell'aeronautica militare, ha scritto il libro Il Palazzo Aeronautico, ha già pubblicato in 3 differenti ristampe ed è attivo promotore di iniziative culturali, storiche e pubblicistiche di settore. Colgo l'occasione per invitarlo a entrare a far parte integrante del CESMA, perché io ho bisogno di spalle forti per le cose per le quali non sono competente. Caro Giorgio, a te la parola, ringrazio tutti, ringraziamenti che ha già fatto il Gianni Scianda, ma ringrazio anche Gregorio Aleggi, il professore, che anche lui mi affianca moltissimo in questo arduo compito per il quale io non sono competente. Giorgio, la platea è tua. Grazie.